Allora, cucina italiana. Ma ce ne sono sei? Che cos'è sta roba? Sono i primi i primi. Non ne riconosco neanche uno, sembra che. Lasagne, linguina alla merda, una cagata, Riso con riso sputi, sputi, cannelloni al. spaghetti Allo scoglio. allo scoglio. Vabbè, facciamola, dai, facciamola. Facciamola, ok. Va Allora, bene, lasagne. lasagne. Io ho un grosso problema. Allora, io Allora, premetto. qui sarò io che Sarai. odierete. Perché è qui però. Allora, io non apprezzo molte ricette della Dillo. cucina italiana. Dillo. Cose. Quello che stai per dire. Perché mi Io stai solo d'accordo con non mi te. piacciono. Ah, non mi piacciono le ricette troppo complesse italiane. Ok. Quelle troppo complesse degli altri posti sono particolari perché, ad esempio, le ricette orientali sono molto complesse come processo di elaborazione. Per fare il ramen devi mettere i 2 miliardi di spezie, soprattutto quelle coreane. C'è il tom yum, che è una delle mie zuppe preferite di granchio. Quante cose devi mettergli, ma è una zuppetta da un sapore molto molto semplice, ma che Buono. puoi ottenere solo in quella complessità di processo. Quelle italiane sono è complesso il risultato, hanno molti ingredienti e le lasagne sono una roba che se non le fai bene e No, devi farle molto mamma bene, tu mia. non senti il gusto di niente, senti solo un ammappo e io odio l'ammappo tantissimo, Mamma le odio faceva bene però. a me non piacciono. Quella cosa qua non mi Io piace. metto in Anche in B. quelle. Io mangio tutto. Però se dovessi scegliere pasta aglio olio e Lasagna e pasta aglio lasagne, olio pure io. assolutamente. Totalmente Anche d'accordo. fatta male. Lo penso Anche anch'io fatta così. male. Io ho mamma che va a te fare le cose, le mangio, ma non le Stessa cosa mangio. pasta al Le forno. Non mi assaggio. piace per niente. Io le evito Molto sempre. americana Io comunque dico pasta B. al forno. Dico anch'io B. Però odiati. Minchia, non sapevo anche dove eri d'accordo E io con me. sono molto d'accordo in realtà. Eccoci qua. Vabbè ragazzi, non vi comportate come gli italiani del cazzo che siamo tutti, Allora, eh? pasta allo sburro dove la mettiamo? Allora, allora per quanto lo sburro, ci sono delle volte in cui io, magari facendo una dieta diversa, può piacermi. Ma è vegano sburro, perché non vorrei che magari Lo lo. sburro è vegetariano, perché è un prodotto dell'umano. Quindi un. Ah, ok, quindi non vegano. Quindi per i vegetariani pasta allo sburro, Pasta allo dicevi? sburro. quello penso sia cacio e pepe. Cacio e pepe, allora la metterei sempre in. Allora, siccome mi sta. Ah! Ah, ma solamente perché mi sta simpatica Anna, Cacio e Pepe su Instagram. Aspetta, aspetta, parliamo un po' di più della Cacio e Cacio e pepe, Pepe. secondo Cacio e Pepe me era. vincente, perché Cacio, facile, Pepe, iper facile, ma pasta super buona. Il fatto è che io, lo sai come E fra. anche se la fallisci, viene comunque Le buona. paste romane, cacio e pepe e carbonara, fra le due che le preferisci? Si sa, la carbonara. Quindi la cacio e pepe manco la vedo. Però è buona, È fatta buona, però buonissima. Marco, la carbonara fatta Infatti bene. la carbonara sta in esse. Dov'è? Poi. No, poi ci arriviamo. Stronzo sul piatto. Stronzo, Stronzo in sì, una piatto. cagata fatta Stronzo nel al piatto. Ok, piatto. stronzo Stronzo al al piatto, io penso piatto. D. A me la merda non è mai piaciuta No, come fa cibo. puzza. Poi io a Ma tavola poi io la penso cago, non la mangio. D. Ok, cos'è in realtà? Ah, Ah! no, Che cos'è? Come si no. chiama? Sono le mezze doppiette melanzane, può essere. Che c'è F11? Parmigiana, parmigiana. Non mi piace. Neanche a me, ma quasi per niente. Io metto C. C, per non essere così Il bastardoni. fatto è questo, le ricette italiane, secondo me, e sto per dire una cosa vera, Calma. piacciono solamente perché ti drogano. Tu dopo che mangi una parmigiana. Sì, beh. Cioè noi abbiamo un'idea delle feste in famiglia che devono tramortirci. Che cazzo hai fatto, John? Stai bene? Ho mangiato da mia madre. E questa roba qua per me è una critica, ma potresti farne un fumetto e metterlo e fare miliardi di like È in vero. Italia. Mentre invece le feste dovrebbero essere mangiamo una cosa di buona e poi ti a fare qualcosa. Non vuoi andare in un locale e mangiare una parmigiana che Che mi ti stona, che ti annienta. ammazza, è peggio dell'ecstasy. Secondo me non è un No, no, pasto no, de no, no. decente. È pesante ed è Pesante. brutto. Se lo fai male è brutto. Zero Calcare ha ucciso Alice, io non parlo con gli assassini. Riso e funghi. Allora, qua bisogna stare attenti perché Perché i funghi a io. volte sanno di cazzo. I funghi stanno di cazzo, soprattutto di sudore di palle. Quindi io, se Ma poi che fatti ricetta è? Ma che bene, ricetta è? è riso ai funghi. Riso ai E funghi. di che posto è? Lo conoscete, Oh ragazzi? no, Marco, riso ai funghi. Sì. Mangiamo riso ai funghi, mangiamo riso ai funghi. Quando? Marco. I risotti ai funghi.
Ma non l'ho mai mangiato, i risi e i funghi Ma come non l'hai mai mangiato? Il risotto e funghi. Cioè, tu hai mangiato la tua stessa merda, non hai mangiato il risotto e i funghi. intanto non prendermi No, in giro. non sto prendendo in giro, dico di come? È assurdo. Mai mangiato, buono se è mantecato bene, ovviamente, ma il riso sempre Io penso sbagliato. che risotto forse. Io l'ho mangiato buono, un risotto ai funghi era molto buono. Ok, io ho rivalutato il riso ovviamente qua al nord, è Vero? certo. Minchia. Mi sa. Norma, norma. Norma, la odio. D, per me. Ma Sì, yes! per me. Sì! La pasta, questa qua. Maccheroni alla Ti norma. dico come cazzo sono nati i maccheroni alla norma? Sì. Mamma, cosa c'è da mangiare? Papà è morto. Non ho soldi. Abbiamo le sue arterie. Ti Abbiamo vanno? arterie. O pasta è quello che cazzo trovo in frigo. Dai, la seconda, almeno le arterie di papà, lasciamole come memento della sua presenza. Come fai a Va. sapere che significa memento, coglione? Ho letto su Mamma. Wikipedia, va bene. Sta diventando un po' troppo avanguardistica sta battuta. Allora, abbiamo melanzane, sputo di capra, pomodoro e pasta. Cosa vuoi? Tutto. È una pasta povera fatta, questa è pasta improvvisata. Pasta improvvisata, Che cazzo, che è completamente. diventata. Ecco, una si mette la pasta. Ragazzi, come si chiama? La Puttanesca? puttanesca, certo. Tonni olive, Me. Dio, mamma la faceva una volta. Buonissima. Io Cioè, come metto possono gli italiani dire è buona parmigiana ed è no. E hanno buona anche Tonni questa, Olive? Quella è capito? buona. Questa è quella che dici tu. Ah, ci arriviamo, Mamma ci mia, arriviamo, ci arriviamo. questa forse è la matriciana come dicevo Questa era all'arrabbiata, mi sa. io. Allora, l'arrabbiata, c'è cioè da dire una cosa che a me ha sempre fatto schifo, ma mi A sa me che non l'ho mai piace. mangiata bene, perché nostra mamma usava la Barilla, che è la pasta dei deficienti, della più merdosa di tutte. I sughi sempre pronti, non ho mai mangiato una buona arrabbiata, ma mi sa promettente, tipo da A. Infatti me l'avevo messa in A perché l'ho mangiato in un ristorante Buona, molto buona. minchia, dai, dai. Non da S, ma buona. Aglio Ok. olio. Allora, aglio, olio. Allora, io voglio essere molto sincero. Se è fatta bene la pasta aglio olio, una S se la può anche Ciccio. giocare. Anche se fatta male, buona. È fenomenale. Aglio olio, S per me, scusate. Sono d'accordissimo. Troppo Non buona. solo è buona dal punto di vista. Allora, come gusto, ovviamente c'è di meglio. Ma la cosa che spacca i culi di questa pasta è che non costa niente. Tu puoi avere una pasta top tier anche se non sai cucinare, solo se ti trovi l'aglio che non costa un cazzo. L'olio L'olio è come core, pure. però di E due. la pasta, no, è eccezionale come piatto. È un Non. piatto Poi povero, ma. se gli metti un sacco di Che prezzemolo, che glielo chiavi là buono! Lo dentro. sai, già buonissima Roberto Fanizzi, un master della pasta agli olio. Metto anche la farina, lo facevo della Io cremina. Ti te la devo fare la mia versione. prego, quando? Quando cazzo vuoi, è deficiente. Andiamo Aglio olio e peperoncino è quella dopo. avanti. È vero. Oh, è questa quindi che. È pasta Sentite. in bianco con parmigiano, Allora, Ciccio. se. Ci. Allora, aspetta, le penne. In bianco, olio e parmigiano, io una B la metto. Le penne, i Però spaghetti. già olio e parmigiano non è in bianco, quindi una pasta è fallacia di per C. Aglio sé. Già. Però olio, S. Pasta all'ubriaca, è vino. è vino rosso. Pasta. Ah, certo, c'è il vino, certo. Perché far vedere, abbiamo usato questo. Cioè, tipo Mai, mai, mai aglio. mangiata, mai mangiata. Manco io. Diciamo, allora, ragazzi. Però, come pensi che sia? Secondo me è buona. Mi sembra una pasta difficile. Mettiamo B per sicurezza. Meta, meta. Ok. S subito. Il Quella. pesce vince facile con la pasta. C'è poco da dire delle vongole. L'unica cosa che mi dà fastidio delle vongole. Pasta bruciata questa qua. Ah, sai perché la mettere là? La pasta alle vongole? Perché? Andando contro me stesso. Perché? Uno. Se io sto mangiando soprattutto gli spaghetti, che è proprio un cibo da. Te lo chiavi tutto in bocca. Fermarsi per aprire quelle merde. Lo fai prima di mangiarle. Mi dà un sacco fastidio, bro. È Mi figo dà un però. sacco fastidio. Non è figo per niente perché tu ti arriva e già devi fare del lavoro eccessivo. La cosa bella è che non può farlo neanche il cuoco perché quelle cazzo di robe servono alla cottura della pasta, danno molto gusto. Tu lo sai che verrebbe lo stesso gusto anche se dentro non ci sarebbe. Perché Sì, anche se impregna metti le pietre del mare la del. pasta sa Ho di visto, ho pesce. visto. L'hanno criticato un macello quel video là. Ha ragione, tizio là. Tra parentesi, ovviamente è più buona così. La metterei nella A anche per un altro motivo, e questo è quello fondamentale. La pasta alle vongole buona è un abisso distante dalla pasta alle vongole brutta. Per farla buona devi essere
davvero bravo. Però noi stiamo parlando di piatti fatti bene, a differenza delle prime due. E noi secondo me dovremmo anche comunque ragionare sul fatto che sono difficili da fare. Però questo renderebbe la carbonara un AD, visto che non la sa fare nessuno. Perciò dai, S, la peggiore dell'S. Quindi vabbè. Ok. Comunque A non è male come posto. Ok, pasta posto. Bruciata. Pasta bruciata. Non la mettere manco in terlizza, che si butta la pasta bruciata. E me la butto. Una volta che ti viene la pasta bruciata. Cioè, guarda qua, non so se hai visto l'immagine, ma questa è pasta bruciata. No, è veramente è carbonizzata. Io conosco quella texture. Sì, 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 questa, quella. Questa qua. Vediamo come cucino, amore. Pasta bruciata, secondo il mio modesto parere, ragazzi, penso, non sono un cuoco. Io penso di. Pasta bruciata a D. Penso pasta bruciata a D. Poi okay, parliamone, qua... ma posso dare massimo una C alla pasta bruciata. Pasta alla piastra, ma smettete, ragazzi, non esiste tutto. Ah, è tipo quella cinese, ma non penso sia italiana. Infatti no. Non è pasta con la mollica. E questo è... pasta all'assassino. Che cos'è? Carbonara? È tartufo quello? Sì, è carbonara. Gricia. Quella dove... ok, carbonara. Che brutta da vedere. Infatti... S. S, completamente S. Il fatto è questo. La metterei nella A perché è troppo difficile quel fare quella buona. Ma quella là che è fatta buona è... no, ma che leggendaria. Troppo. Io l'ho assaggiata a Roma. Pure io. In più non viene mai usato lo spaghetto a Roma. Ti ammazzano se lo fai. Sì, sì, ma sono incazzati là. Pasta con sugo. Ragù, pasta ragù. Fatta buona è di un'altra dimensione. Pappardella e ragù sono pazzesco. Oh, merda. Col giusto formaggio. Allora, non è la mia pasta preferita, ma fatta bene è leggendaria. E questa è veramente una ode all'italiano. La sì, la ragù è un'ode all'italiano. Ah? Sì. Pasta allo smegma. No, pasta... no, SS secondo me. Questa è pasta... questa è... no, questa qua pasta è pasta... al cerume? È pasta al cerume pasta questa. E patate questa sembra. Pasta e patate sembra. Però pasta al cerume e smegma secondo me pure. Pasta e patate, esatto. Pasta e patate. Allora... a me piace da morire. È buona, ma, però è una pasta... allora, ci sono delle paste, tipo la carbonara, il ragù, ci sono delle paste che sono sempre un'avventura da mangiare. Esempio, burro e salvia no, perché è molto uniforme il gusto. Carbonara, dipendentemente da quello che prendi con la forchetta, oh merda, in questo qua ho messo un pezzo di pancetta ed è buonissimo quel boccone. Esatto. La pasta con le patate è la mediocrità, però che troverai sempre. Dal primo boccone all'ultimo, una pasta costante. A me... no, io gli darei una B. Pure io. È una pasta povera alla fine. Per me piace un sacco. E allora diamogli una A. Una A io la vorrei dare. Dai, buona. Mi chiama parmigiana e pasta e patate. Questa è pasta e fagioli. Io so già la mia. E penso di pasta e lenticchie. Fagioli. Pasta e fagioli per me è D. Ti sbagli di grosso. Non ci posso fare niente, i legumi io li detesto. Ciccio. Paste lenticchie da allora, mare, paste patate. Cioè, allora, le paste povere sono ovviamente povere. Ma che S? Ma pasta e fagioli è... io la metterei S. No, io sono completamente Ciccio, d'accordo. Allora, forse d'accordo. A. Ma dico che se a te non piacciono i legumi è un discorso, Ciccio, però... come è innegabile, la pasta... ma poi la pasta fa pure la pasta ragù di quanto l'ho mangiata io e di quanto l'ho scelta... per me sarebbe addirittura una B, una C, ma è innegabile quando la mangio anche capire come mai piace a tutti. E la pasta ai fagioli come pasta povera devi capire mentre la mangi, anche se non ti piace, il suo cazzo di valore. Che non lo so. In più quella è la pasta giusta per i fagioli. Sì, sì, quella... Ciccio, dagli almeno una A. Non puoi abbattere il potere di questa pasta, è incredibile. Lenticchia in più è povera, cioè che cazzo vuol dire? No, certo, ma so. Questa pasta qua, se sei bravo a cucinare, viene buona anche con i barattoli di fagioli, quelli i pessimi, quelli della Lidl che hanno scritto fagioloni. Sì, sì, sì. Però B. Dai, mettila su B. B. Perché le lenticchie sono palesemente meglio. Dei fagioli sì. Minchia, non lo so. Questa è pasta alle orecchie. Pasta alle orecchie brutta. Allora, pasta alle orecchie carbonizzate, credo, non lo so, un po' strano. Ma cos'è, cos'è? Orecchie carbonizzate, guarda qua. È zucchine, cos'è? Ah, ok. L'inferno. L'inferno. il minestrone, parliamone. Questa è pasta e minestrone. Ora ne parliamo bene, capisco la povertà, ma porco Dio. No, io, se sono... no, intanto non devi... allora, non è un cibo buonissimo. Povero, perché... allora, aspetta.
Allora, io ho dei ricordi un po' strani di questa pasta qua. Anch'io. Perché io, a un certo punto, nostra madre ha sistematicamente smesso di produrla. Ci sarà un motivo. Sembra che dava manforte al fatto che avessimo i denti da latte e quindi ci dava cose da nonni. Ma poi ha smesso. Ma i ricordi che sono tutti belli. Mamma metteva... B. No. Sì, Ciccio. Completamente non contrario. Puoi dire che ci... Io una C la darei. No, Ciccio. La pasta e minestrone, poi che se è buona... Il fatto è questo, che la pasta e minestrone ha delle somiglianze, delle similitudini con la pasta ragù. Che cazzo vuol dire? Che tu puoi usare il ragù fatto, merda, poi usare il minestrone fatto. Se il minestrone lo fai tu, Ciccio, viene una pasta leggendaria. Però è difficile. E mamma lo faceva rare volte, lei. La pasta minestrone già fatta è già buona, ma Ciccio, qualche volta penso che potrei farti ricredere. Cioè, se fammi ricredere. Ok. Se il minestrone lo fai davvero tu... Tu cosa metti nel minestrone? Che verdure? Carote, sedano? Tutto, metterei i brodi, però quelli non dado, non... Quelli dentro i cosi tipo trasparenti... No, sono dei brodi con una scatola di più... Certo, ho capito. Sì. Della bisogna stare attenti. In Italia, più è brutta la confezione delle cose tradizionali, più è buono il prodotto. Io, se posso... La Barilla vende perché ha il design fantastico, fa cagare. Blu, quel blu apprende subito. B? B. Minchia, B. Lo so, Ciccio, però non puoi negare che comunque sia... Creare una pasta buona avendo solamente dei vegetali di merda è assurdo. Tu hai mai assaggiato la... Tu la pasta al cavolfiore ti piace? Pasta al cavolfiore, molto. Mamma la faceva in padella fritta. No, Marco, io... Sì, la pasta al cavolfiore. Il cavolfiore, vedi che in America, soprattutto in questo periodo, sta... essendo... è molto rivalutato. Lo stanno rivalutando tutti, lo stanno mettendo dappertutto. Cosa? Il cavolfiore. Beh, dove, in America? Sì, i vegani lo mettono dappertutto perché è un buon sostitutivo di tutto. Gordon Ramsay inizia a mettere tutte le ricette, anche dei canali indipendenti che seguo io, anche molto schifosi, usano il cavolfiore. È buono, cioè quando lo bollisci, che il bollire è la distruzione dei gusti, sprigiona qualcosa che raramente un cibo sprigiona. Le carote bollite sembra la fine di una vita, mentre invece i cavolfiori con sale, pepe e poco olio diventano pazzeschi, anche freddi, forse di più freddi. La pasta al cavolfiore fredda ha un sapore pazzesco. Ma mamma, te in frigo la prendevo io tipo 5 ore dopo e porco. Pasta e broccoli è god, vero, però... No, pasta e broccoli sono contro, ragazzi. Il broccoli, secondo me, vellutata di broccoli va bene, ma broccoli esatto, è basta. Esatto, vellutata... no, ragazzi... Cioè, ma... non a caso sono diventati il meme, fanno schifo da vedere, da mangiare, però sono buoni. Pasta e ceci? Sì, pasta e ceci. Non mi piace per niente. Neanche a me. Però il sugo di ceci è buonissimo. Mi dispiace, Marco. C. No. C. D. Ma non possiamo mettere la pasta e ceci per il sugo dei ceci. Non è più e una pasta. Invece sì. C. No. Dai, non puoi mettere insieme la pasta bruciata. Hai ragione. C. Hai ragione, va bene. Di categorico, mi dispiace, ragazzi. Ok. Allora. La pasta fredda col tonno. Questa è pasta e salmone, mi sa. Questa no, penso che sia questa è la pasta fredda. Ciccio, io questa pasta la so fare benissimo. Benissimo. Cosa aspetti a farmela? Non te l'ho mai fatta a te? No. Un giorno abbiamo fatto un picnic. A chi l'hai fatta? A tutti quanti. E io? Tu eri qua, eri da Messina, dove ancora mangio la pasta e ceci, deficiente. Non male, non mangio la pasta e ceci, mai. Però la pasta al... cos'è? Fredda, io esti gliela do. Ah. Perché comunque una pasta non tanto per me, ma è buona. Ah, Ciccio, ah, è buono! Tu hai sempre stavuto sta cazzo di cosa. Senti, qua. Senti, tu stai... Allora, tu hai visto... sempre avuto sta cazzo di cosa qua. Quanto ha preso sto gioco? 8. È okay. Un ottimo voto! Trovami un sito che veramente vola da 1 a 10 un gioco. Hai mai trovato un gioco di merda? 89 su YouTube. Non parlo di utenti, pezzo di merda. I siti, ma tu ti fidi dei sto siti? Parla... Comunque, PSM, tutte quelle cose live. Ciccio, sono vendutissimi. Ok, non mi interessa. Comunque, nessuno... Perché comunque sono quelli che sono i più grandi che fanno vedere quanto prendo. La gente dove cerca i voti? La A è buonissima. Come?
S per forza, infatti S. No, ma tu puoi mettere la pasta fredda al tonno e al merda insieme alla carbonara? Puoi mettere la di fagioli del cazzo in B? Sì, ma abbiamo trovato là delle cazzo di soluzioni, indipendentemente dai nostri gusti. Ma tu non puoi dirmi che questa è buona quanto quella... È buona perché è facile da fare, è freschissima. Non è buonissima. È facile, è buona. Ma non è sacco. Buonissima. Cioè la pasta aglio olio è semplice, tra parentesi non è semplice per un cazzo, però quella pasta là, no, quella fredda non è semplice per un cazzo, cioè, è pallosa da fare. Quei gusti là sono leggendari, ma puoi veramente dire che è uguale a quelli? No, mai. Tu mi... Ma vedi, ma non aver rimorso di metterlo là, è un complimento là. Ma non è pasta e salmone, è l'esmerk. Cosa? La, tranquillo con la... Cioè, se il creatore di questa pasta sapesse che è quasi a S, ti stringerebbe la mano, non è un insulto. Non penso. Ma tu sei pazzo. Non penso. Non è che è sotto un la gioco... S sono... Allora, ti dico subito come i giochi prendono 8. Un gioco che prende 8 non è bello. Ma che dici? Sì, un gioco che prende 7,5 è a male. Sì, ma i siti... Con... Un gioco che prende 9,5, giocabile. Avete mai visto in un sito 6, Ciccio, 5? I giochi con 8 non sono belli solamente perché c'è gente con i player inside che ho trovato pure a Far Cry 6. E quindi non bisogna mai fidarsi di quelli che parlano... Ma se il mondo è così, ragioniamo in questo modo. No, noi siamo dei grandi, noi siamo leggende. Stiamo parlando di scienza qua. Non di fuffa, non ci sta pagando nessuno. Non arriva quello là della pasta fredda a dire grazie mille, ecco una cosa per voi per sempre. Appunto, è più sincero così. E io non gli darei sinceramente una S. Perché quelle paste, cioè guardale, sono imperatori quelle paste là. Ma anche quelle sotto! Ma mi stai dicendo che questo è un imperatore? No, è buonissima. È buona la pasta e patate, però comunque la stiamo mettendo accanto a orecchie bruciate. Ciccio, ma se tu avessi tutte quelle di S e la pasta fredda, dimmi in che ordine delle mangeresti di gusto. Dimmelo adesso. Allora, ovviamente. No, dimmelo. Pasta e vongole prima. Carbonara. Poi. Aglio olio. Poi. Questa. Va bene, abbiamo già capito. Ragù. Va bene sulla. Poi un'altra sicura e poi la pasta fredda, magari. Ma quindi altri due fantasmi. Perché? Che non ci perché sono. Ascolta. Perché la pasta fredda d'estate. Ma allora è molto situazionale, non sta in esse. Io quelle pastelle le mangerei pure se arriva la Buferos. Va bene, mettiamo in A. Accetta la verità. Ah, mettiamo in A. Questa è sta grande difficoltà. Ok, allora, piccola pasta. Pasta al cerume. Questa è gnocchi al cerume. Dove la mettiamo, gnocchi al cerume? Allora, Ciccio, io ho una cosa da dire. Io gli gnocchi non li capisco. No, io gli gnocchi non li capisco. No. Sono buoni. Io gli gnocchi non li capisco. Sono veramente buoni. Gnocchi al pesto. Sono... No, mi dispiace. Io un aglio lo do. Decidi tu per me. Perché non. Che gnocchi mangio tu? Al pomodoro? No, tutti i tipi. Tipo? Non riesco a capire. Quando li mastico, dico. Che... Minchia. Wow. Piccoli. Hai presente quando apri un pacco e ci sono i polisteroli a fagioloni bianchi? Sì. Sono i suoi gnocchi. No, dipende. Qual è, che pasta hai mangiato? Tutti i tipi di gnocchi. Tutti i tipi di gnocchi. Tutti anche quelli freschi. Peccato anche però. Perché esistono solo freschi, sono stupido. Ravioli. Io so già cosa dici tu. Allora per me i ravioli. Allora. Parere personale. Posso dire una cosa? Ravioli per me è top S. Ravioli e tortellini che sono lì accanto S. Perché per me la pasta ripiena piace un sacco. Ma sentiamo il nostro Marco e sicuramente avrà qualcosa da ridire. Sentiamo. Allora, eccoci qua. Allora, quando dice. Allora... Adesso dirò un unpopular opinion. E voglio sapere. Non voglio insulti perché tanto chi sono attaccato. Allora, guarda, prima che tu lo fai, aspetta. Così. No! No! Il pollo va sempre contro di me, no, in questo canale! Non dirlo così, adesso non lo conto. Dimmi cosa. No, non ho manco finito di parlare, fammelo dire prima! Dillo prima e fa schifo. No, niente pollo. Ho una allora, fatemi sapere. Chi la pensa così e non perché amate i miei video. Qualcosa mi dice che la storia del mondo con i ravioli sia andata così. Qualcuno ha mangiato il primo raviolo, che era un raviolo con dentro
carne. Carne. E nient'altro. E ha detto: oh merda, è buonissimo, perché effettivamente lo è. Dopo è nata la Gilda. Avete, anzi, minchia, stupido io, avevo la metafora da continua ops, mia, mi è scappato. Puoi metterlo finché non riesco di parlare e poi capiamo. Avete presente quelle merendine che per una decade rimangono uguale, poi esce con un piccolo pezzo di merda sopra, ora c'è questa alternativa. Lo mangi e dici: sa di merda, era meglio quello prima, quello originale è meglio. Io credo che con ravioli sia successo questa cosa qua. Ogni singola volta che io mangio un raviolo con cose sempre più audaci e diverse dentro, io dico: ma che, perché non se ne sono stati a casa con i ravioli e la carne? Perché a volte io mangio i ravioli al brasato, che sono i più semplici, li mangio e dico: ecco, questo è il raviolo. Ma se io devo vedere il raviolo con dentro cicoria, spinaci, un po' Ah, di pure io sono contro, pure io sono contro, pure io sono contro. i ravioli audaci fanno Ravioli al Covid. schifo. È per questo che io capisco che i ravioli sono un fighissimo come concetto, perché è un panino di pasta nel sugo, Troppo ma non gli darei la S. buono. No, io darei la S. Una A. No, tu Chi stai. è d'accordo con questa cosa qua? Poll. Perché molte volte ho detto ragione, quindi si va di poll adesso. Ora basta. Non ha senso, l'ho detto io. Sì, ma io non penso a tutti gli altri, perché manca a me piacciono quelli di spinaci. Però purtroppo, ti spiego, il raviolo, cioè se esiste lo spaghetto, no? Lo spaghetto, anche se ti compri per massimizzare il gusto della tua pasta, il garofalo invece di Barilla, rimane un cazzo di spaghetto. Perché la funzione dello spaghetto è quella che è lungo, fa quella cosa estetica figa, dentro è buono da mangiare, l'arrotoli è figa come pasta, quello è il suo gimmick. Il gimmick del raviolo è che dentro ci puoi mettere cose. Se dentro ci puoi mettere cose, vuol dire ci puoi mettere tante cose, ma il raviolo, solamente se è semplice, dentro ottiene solamente bontà. Cioè, io tipo di ravioli buoni ne prenderei tre. E se una pasta fallisce nella sua variabilità, nel suo gimmick, ovvero è una cosa ripiena, secondo me non è da essere. I tortellini, tu Quindi non. trovi davvero. I tortellini sono buonissimi, Quindi quelli li male. metterei in S, ma poi ora spiego anche Meno perché. male. I tortellini, Ha vinto la. Wow, però. non me l'aspettavo per niente. I tortellini sono dei ravioli meno pretenziosi, perché il raviolo è grosso, vuol dire che fai festa con quello che ci metti dentro. Però è davvero spesso un fallimento, a meno che non sei nel ristorantone. Cioè, tu compra tutti i ravioli romagnati e dimmi se veramente riesci a fare una tier list di gusti. Sembrano i panini McDonald's, cambia perché c'è qualcosa di. Mentre invece i tortellini, sempre abbastanza semplici, potenziano molto il sugo, il cazzo di brodo. Il brodo fa da No, padrone. minchia. Mentre invece nei ravioli deve. Se tu nei ravioli non metti una buona salsa, ciao. È Ciao. difficile, Ed è ma strana come concetto, perché i ravioli dovrebbero essere, con quello che hanno all'interno, la salsa, fra virgolette, ovvero quello che porta il invece gusto. no, sono gli tortellini di più. Ma questo per dire, non voglio metterli. Non li metterei sotto la. Né i tortellini né i ravioli. I tortellini però li metterei in S. Per Tortellini e raviolina. favore, però, dimmi la tua su quello che ho detto. I ravioli io posso. Allora, pretenziosi, ma tutte le volte ho assaggiato dei ravioli. Ad esempio, proprio come hai detto tu, se i ristoranti li fanno bene, fanno bene. Tu veramente riesci a Trattoria capire del la marinaio. differenza? Vabbè. Là mi fanno i ravioli con È vero, è dentro vero. spinaci e ricotta e fuori crema di salmone e È salmone. vero, Cosa? però tu sei un feticista del salmone. Ma c'è Verissimo. anche da dire che le paste là sopra veramente possiamo farle bruttine e vengono comunque fantastiche. Eccetto la carbonara, ma quella è un'opera d'arte a Ma sé. carbonara. Mentre invece i ravioli non. Se io ti dico ravioli, mi viene un solo gusto in mente. Dei ravioli, uno solo. Eppure è un cibo creato per fartene venire almeno 5. Ma a me ne viene solo uno. E li ho mangiati di tutti i tipi. Vuol dire che è un po' un fallimento a livello proprio di idea. Ma A, ripeto, non è per Ovviamente niente sì. E male. guarda, sono pure anche più famosi i tortellini dei ravioli, eh. I ravioli Quelli comunque. che sono tortellini? Ravioli. Ah, ok. Non ti ho messi in A. Ok. Questa è la nostra tier list di paste. Pasta. Allora, pasta
pasta bruciata e parmigiana alla D. No, è norma D. Parmigiana, questa cos'era? Era pasta in bianco con sburro. Sì, che schifo. B, lasagne, pasta al vino, massaggiata. Metti ceci nella D, avevi ragione. La parmigiana è più buona di quella merda. E io detesto la parmigiana. E io pure. La odio. Ma pasta e ceci, ragazzi. Peccato che non c'è la pasta al grano di seppia. A me fa impazzire. Ma forse è quella. Boh, chissà. Comunque, è un tartufato di merda. Poi, abbiamo pasta allo sburro, che in realtà è pasta cacio e pepe. Ma i funghi, a quanto pare, che ho evitato coincidentalmente per tutta la vita. Sì, sì, ma infatti non è possibile. Ma mangiare a casa nostra. Si è fatto mamma pure un sacco di volte, minchia, risotto. Quanto ma era a scuola forse. Non credo, eh. Ma la pasta al pomodoro. Ma qua la pasta al pomodoro per me è una delle peggiori. Aspettiamo la chat di scrivere minchiata, aspetta. Prima che tu dici tu, aspetta. È un po'. Ciccio con la maiusco, guarda. Tutti a dire ciccio maiusco. Guarda pure per me, ma che cazzo dice, col qua, parmigianese, cosa, vero? Ciccio. Aspetta, no. Tocca a me. Mamma, quando faceva la pasta con i pomodorini che tagliava lei, era eccessivamente più buona, vero? Sì, ma... Mamma usava... mamma ha sempre usato le paste peggiori, non ha mai cucinato paste fresche, rarissimo, sempre secche, e usava solo passate. La colpa, quindi tu non hai mai mangiato vera pasta al pomodoro. La pasta al pomodoro ti ho fatto io finale. Quanto gli dai se devono a 10? Tantissimo. Quella è una vera pasta al pomodoro. Ma okay, non perché io sono, abituato in quel modo, con le salse. Ragazzi, però non puoi fare della tua abitudine un... Ma tu hai fatto la tua abitudine su alcune paste? No, sono stato molto d'accordo con te, a volte ho declassato, ho aumentato. Sì, come la pasta ai fagioli, che ho detto la vatta a mettere in B. Però Ciccio, è come la pasta al pomodoro, non puoi non ammettere l'energia di quella cazzo di pasta. Cioè, se tu sei scontento e non hai niente, e dici pasta ai fagioli, che palle, poi li mangi e dici, che palle il cazzo, mi sa che le cucino pure domani che mi arrivano i soldi. Minchia, non lo so, ho il cervello pacato. In più proprio come... No, la Sicilia ti ha in culo su queste... Ma nostra madre in culo. È vero. Ma non per colpa sua. Dopo la crisi, la nostra famiglia economicamente non è stata così tanto bene, anche se sono sempre impegnati a farci mangiare sempre benissimo. Vero. E quindi la pasta al pomodoro è purtroppo una di quelle là che se non fai fresca fa schifo, faceva schifo. Se devo pensare alla pasta al pomodoro come la tua, allora una S la metterei comunque là. La tua pasta al pomodoro finale per me è una top. Però è pallosissima da fare. Lo so. Però capito. Perché io devo creare la passata. Minchia, mamma che buona. Buona. In quella ciotola tu dici utilizzo i ciliegini. Che buona. Oggi la facciamo qualche volta. Ricetta Marco. Facilissimo, ragazzi. Facilissimo. Mi mostro qua, si deve sganciare. Aspetta.